Entriamo nel fantastico mondo dei cavalli, animali stupendi, ma per non mettere il piede, anzi lo zoccolo, in fallo, oggi ti parlo di come riconoscere e trattare il cheratoma. Ma partiamo dal principio. Ecco che cosa si intende per cheratoma. Un cheratoma è un tumore benigno che coinvolge le cellule della parete dello zoccolo epidermico, ovvero la parte dello zoccolo nella quale viene prodotta la maggior quantità di cheratina. Lo zoccolo è infatti paragonabile alla nostra unghia. È costituito da una parte esterna, chiamata epidermide, e da una parte più profonda, chiamata derma. Trattandosi di un tumore, parliamo di una patologia multifattoriale, che può essere causata, cioè, da diversi fattori. Le più frequenti sono in genere infezioni o danni a carico della corona. Ma di fatto come si manifesta un cheratoma? Si tratta di una massa che può formarsi a livello dello zoccolo e può essere di due tipi. Può essere di forma cilindrica, propagandosi dallo zoccolo fino alla suola, o più discreto, di forma sferica, che si sviluppa generalmente verso il dito. Appurato di cosa si tratta, ecco come riconoscere la formazione di un cheratoma. Innanzitutto, uno dei primi sintomi è la zoppia, che deriva proprio dal dolore causato dalla formazione della massa. A livello visivo può essere riconosciuto come una deviazione della linea bianca a livello della suola, questo perché quando il cheratoma cresce va proprio a deviare tale linea. Il modo più semplice per fare una diagnosi certa di cheratoma è effettuare una risonanza magnetica o una radiografia per andare a delineare i contorni ed i margini della massa. Oppure, prova del 9, effettuare un esame istologico su parte del materiale prelevato direttamente dalla massa. L'unico trattamento ad oggi a disposizione per il cheratoma è il trattamento chirurgico. Non si tratta infatti di un tumore maligno, tuttavia il cheratoma è estremamente soggetto a recidive. È estremamente importante quindi a livello chirurgico andare a rimuovere la massa completamente e pulire correttamente il sito. Questo può comportare spesso andare ad intaccare l'osso della corona. Nel post-operatorio il bendaggio è fondamentale e deve essere cambiato con regolarità. Può essere molto utile anche andare ad applicare un plantare ospedaliero. Il piede deve rimanere bendato fino a che lo strato duro di osso non si vada a riformare nella zona interessata. Questo processo richiede molto tempo e dipende molto anche dalla dimensione della massa del cheratoma che è stata rimossa. Inoltre bisogna considerare che la parete dello zoccolo cresce solo di mezzo centimetro al mese. Quindi bisognerà aspettare un po' prima di tornare in sella. Per facilitare, per indurre la rimarginazione della ferita, può essere applicato il plasma ricco di piastrine, o PRP. In un caso da noi trattato, la ferita indotta dalla rimozione chirurgica del cheratoma è guarita in soli 20 giorni con applicazione del cerotto direttamente nel sito di incisione. Con una corretta diagnosi e un corretto intervento chirurgico e trattamento e induzione della rigenerazione della ferita causata dall'operazione chirurgica, cavalli come la nostra Jacqueline possono tornare in tempi brevissimi a correre di nuovo.